Ciao a tutti, come state? Allora, oggi video di ciclismo, come potete vedere dal caschettone. Dunque, questo più che altro è un video per farvi vedere un attimino il circuito, perché il giro, perché me l'avete chiesto, dell'uscita prevista. Quando? Allora, domenica 7 maggio, quindi corrente anno, domenica 7 maggio 2017, alle ore 15, dove? Concessionario Nini Car Renault a Monte Cremasco, ok? Ce l'ho qui. Adesso cercherò di farvi vedere qualche cosa a livello di immagini, così vi rendete conto. Comunque, tutto è scritto in descrizione, nell'info box. Scrivetemi per riconferma ancora la mail che sta passando in questo momento, insomma, impressione. Vi faccio vedere un attimo il posto. Vi darò qualche consiglio sui dolori muscolari che si provano a fine allenamento, eccetera. E niente, che dire. Partiamo? Andiamo!
come sempre, solito, eh? Si pedala ormai da anni, sentite questa frase. Allora, in merito al giro, ho intenzione di fare 30-40, c'è un po' di vento, 30-40, 50 km al massimo, poi ci accordiamo, ok? Quindi, da dove sono partito, praticamente in direzione Melzo, ok? Facciamo, però non arriviamo fino a Melzo. Da dove siamo partiti facciamo tappa poi a Settala, in piazza. Poi magari la faccio vedere, se sopra riprende. Quindi ripeto, uscitina tranquilla, scrivetemi qua sotto o comunque la mail come detto prima. Pausina. Allora, vediamo di capire questi dolori che noi sentiamo a distanza di 24-48 ore dopo un allenamento, in questo caso in bici. Questi dolori sono definiti DOMS, ossia indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata. Questi si protraggono, si sentono dopo 24-48 ore, ok? Il discorso è soggettivo. Ma che cosa sono? Sono delle micro lacerazioni del tessuto muscolare, quindi non c'entrano con l'acido lattico, che l'acido lattico rimane nel circuito sanguigno, rimane all'interno del circuito sanguigno per circa 20-30 minuti, quindi viene ed ha un altro scopo. Ok? Ma appunto questi dolori che noi sentiamo sono imputabili a queste micro lacerazioni. Come risolvere il problema, tra virgolette? E allora, le alternative sono tante. C'è chi dice di praticare dello stretching, però io lo sconsiglio perché comunque andiamo sempre ad allungare le fibre e quindi se ci sono già delle micro lacerazioni è meglio evitare. Possiamo fare dei bagni con l'acqua fredda, immergerci in una vasca con l'acqua fredda, l'avevo già detto in un altro video di ciclismo tempo fa, circa 2 anni fa. E oppure vabbè, ci sono dei massaggi eccetera, se si ha l'opportunità di poterli fare, chiaro? Comunque leggete la descrizione perché vi lascio tutto nel dettaglio qua sotto. Io adesso mangio qualcosina, mi raccomando, vi ripeto, scrivetemi per il discorso incontro e ci vediamo dopo. Ok, sì, però dice Ezio, ma i famosi DOMS, queste micro lacerazioni, si possono evitare oppure no? La risposta è dipende. Certo, professionista che fa il Giro d'Italia eccetera sono stracurati, straallenati eccetera. Per quello che io batto sempre il chiodo sul recupero, ok? Sul recupero muscolare, perché è importante. Poi l'alimentazione. Prima dicevo di evitare lo stretching, ok? Lontano dall'uscita in bici, ma prima e subito dopo l'allenamento lo stretching è consigliato. Vi lascio qualcosa in descrizione o qui su nelle schede. Ok, quindi poi mi avete chiesto per l'integrazione e uso maltodestrine, acqua, polase, niente di più. Magari aminoacidi ramificati prima e dopo l'allenamento, oppure li trituro all'interno della borraccia. Il recupero, mi raccomando, il recupero.
Raga, ragazzi, allora, l'allenamento finisce qui. Mi raccomando, leggete la descrizione, scrivetemi l'indirizzo mail che sta passando anche adesso in sovraimpressione. Ripeto, domenica 7 maggio alle 15, magari io sarò un pochettino prima, quindi domenica 7 maggio alle 15, concessionario Mimicar, scusate, sono senza, come al solito, concessionario Renault a Montecremasco. Comunque vi lascio tutte le indicazioni qua sotto e quindi non penso che vi possiate sbagliare. Perché, ripeto, per chi mi ha contattato e mi ricontatti ancora, fatemi sapere, io vi mando il solito bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!